Mi fa anche un po' strano iniziare il lunedì così, perché questo video ve lo farò uscire lunedì mattina, ma per dovere di cronaca, perché quando registro sempre prima mi piace dirvelo, sto registrando alle 5 e mezza di domenica. Però sono già orientato sulla nuova settimana, sto già pensando alla partita di martedì, è un lunedì di vigilia, è un lunedì di vigilia però dove c'ho ancora qui, non mi è andata giù. Non l'ho digerita la sconfitta con il Sassuolo. Quindi buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana. Però la prima cosa che vi voglio dire è che questa settimana Lecce Atalanta saranno partite difficili. Bene, io già qua vorrei concludere il video, perché la Juventus che deve dire che Lecce Atalanta saranno partite difficili mi dà fastidio. Ma ve lo devo dire, ve lo devo dire semplicemente per dovere di cronaca. Non sarà l'unico video di giornata, uscirà anche il video della conferenza stampa di Allegri subito dopo mangiato, secondo me intorno all'una, l'una e mezza. Però devo dirvi che Lecce e Atalanta non saranno partite facili, perché Lecce è sopra di un punto di noi in classifica e l'Atalanta sotto di uno, banalmente, solo per questo. Guardo la classifica di oggi ed è così. Poi è ancora presto, ne abbiamo giocate 5, però queste 5 diventeranno 7 nel giro di 7 giorni, perché Lecce Atalanta valgano 6 punti, facili, difficili, 6 punti. Vuol dire che hai 3 partite nel giro di una settimana, Sassuolo Lecce Atalanta. E Sassuolo era una trappola, ve l'avevo detto già dal prepartita, già dal giorno prima. Mi faceva paura la trappola, ma non ero preoccupato, perché comunque con le modifiche tattiche della Juventus di quest'anno mi sentivo al sicuro. Non di tutto, che non significa che per me la Juventus era perfetta, e chi segue i video lo sa benissimo, però che sicuramente si stava lavorando per migliorare determinate cose. Poi il gol subito da Szczęsny, la papera nei primi minuti, secondo me ha complicato la gara. Ma la Juve quest'anno, a differenza degli anni scorsi, a maggior ragione dell'anno scorso, dove quando prendeva gol usciva dalla partita, ha avuto la forza mentale di recuperare l'1-0, perché è andata sull'1-1, poi è andata sotto 2-1, ha recuperato anche il 2-1, è andata sul 2-2, quindi la Juventus ha fatto una doppia rimonta due volte. Forza mentale da non sottovalutare, da non buttare nel pattume. Cioè, se devo salvare una cosa, io vi salvo questa. Oltre a Chiesa, io salvo questa qua. Per questo io voglio tornare su due discorsi fondamentali. Il primo: hai 7 giorni per preparare la gara. Il secondo: hai 7 giorni per preparare e migliorare la gestione del pallone da parte della Juventus. Se per questi 7 giorni non provi mai, o comunque la provi, ma la provi male, perché poi in partita non si vede lo sviluppo azione, io mi sento in diritto e in dovere di criticare l'allenatore per questa cosa qua. La forza di quest'anno della Juventus è il tempo a disposizione, e già questa settimana con l'infrasettimanale ti mette in difficoltà perché c'è meno tempo. Allegri dice: non so se è un vantaggio, non so se è uno svantaggio, però io vi dico la mia. Per me preparare Juventus-Lecce in così poco tempo e Atalanta-Juventus in così poco tempo, dopo Sassuolo-Juventus 4-2, è un grande, grandissimo, enorme, infinito svantaggio. È un vantaggio invece preparare queste partite in 7 giorni, perché non hai gli impegni europei. Anche perché, vi dico questa, l'anno scorso Sassuolo-Juve 1-0, gol di De Frel, io me lo ricordo i commenti di tanti. La Juventus perde per due motivi: il primo è colpa di Fagioli, che fa l'errore sul calcio d'angolo; il secondo è colpa dell'impegno in Europa League, quindi la Juventus ha già la testa giovedì, quindi quest'anno è colpa di Szczęsny, di Gatti, dell'impegno infrasettimanale. Però io credo che ci siano degli errori dei singoli, e ve li ho già illustrati nei vari video post partita. Però è un ragionamento troppo miope e che non prende in esame tutte le componenti fondamentali di questo discorso. L'ho detto, lo ripeto, magari nella prossima partita non ci sarà un errore del singolo, ma la Juventus comunque non sarà in grado di gestire il possesso palla, perché l'errore del singolo sarà sempre cherry picking. L'errore di Fagioli, l'errore di Gatti, l'errore di Szczęsny, l'errore di Di Maria davanti al portiere col Siviglia, è sempre cherry picking. L'errore di Vlahovic ieri col Sassuolo è cherry picking. La Juve che continua a non saper sviluppare la palla nel primo anno di Allegri bis, nel secondo anno di Allegri bis, all'inizio del terzo anno di Allegri bis, questo credo che sia invece non cherry picking, ma semplicemente prendere ogni partita a disposizione
e andare ad analizzarla in quello che è accaduto. Torno al discorso del video notturno. Ci sono responsabilità dei centrocampisti, qualità tecniche dei centrocampisti, ma per me, dopo 2 anni, una preparazione e un po' di partite, è decisamente responsabilità della guida tecnica. E di questo non faccio nessun passo indietro, non mi muovo da un millimetro da questa roba qua. Se in questa settimana di tempo, che ribadisco essere il punto forte delle video di quest'anno, non ci mettiamo a fare esercitazioni specifiche per migliorare un atteggiamento che ci portiamo dietro da oltre 2 anni, per me abbiamo già perso in partenza, a seconda di quello che sarà la posizione della Juventus a fine anno. Non si va da nessuna parte. E non mi aspetto che Juve-Lecce o Atalanta-Juve siano diverse da quanto abbiamo visto in Sassuolo-Juve. Per un motivo: c'è poco tempo per prepararle. E quindi ecco che la risposta al non so se è un vantaggio o uno svantaggio è chiara: no, è uno svantaggio, perché ci sono delle cose da migliorare, non hai tempo per migliorarle e andrai in campo con ancora dei difetti che ti porterai dietro da una partita in cui sono stati messi in luce. Io credo che la Juve di quest'anno possa dividersi in 3 tipologie di partite, e vi dico che in queste 5 partite abbiamo già visto tutte e 3 le tipologie di partite della Juventus più una bonus. Quindi le 3 tipologie di partite della Juventus di quest'anno sono: Empoli-Juve, sei la squadra più forte in campo, gli altri non hanno le capacità tecnico-tattiche di farti male e vinci agilmente, potrebbe vincere anche di più senza mettere troppo in campo. Juve-Lazio, sei la squadra che non gestisce il pallone, ti limiti a sfruttare come con l'Udinese i tuoi punti forti, che sono il pressing alto, la ripartenza, le verticalizzazioni su Chiesa e Vlahovic, e vinci la partita. Juventus-Bologna, o Sassuolo-Juventus, dove trovi una squadra con un tecnico emergente, Thiago Motta e Dionisi, che sono bravi, che organizzano bene la squadra e la partita, ti lasciano il possesso palla e tu non sai che cosa fare. La quarta bonus, che è appunto Sassuolo-Juve, dove ci sono sì degli errori dei singoli, ma che non nascondono i limiti della Juventus. E infatti vi voglio lasciare un dato: Udinese 51% di possesso palla della Juve, Bologna 58% di possesso palla della Juve, Empoli 51% di possesso palla della Juve, Lazio 36% di possesso palla della Juve, Sassuolo 58% di possesso palla della Juve. Significa che quando hai avuto gran parte del possesso e sono state soltanto 2 occasioni, Bologna e Sassuolo, non sei stato in grado di vincere la partita, perché con l'Udinese e l'Empoli hai vinto sì, ma hai avuto il 51%, che è poco più della metà, non significa avere una gran percentuale di possesso palla. Udinese, Empoli e Lazio, quando la palla l'hanno avuto gli avversari e tu sfruttavi le tue caratteristiche, i tuoi punti di forza, invece l'hai vinta. Quando dico che la Juve avrà un rendimento diverso quest'anno in base a come approccerà le partite, mi riferisco a questo. Non è un discorso di formazione, è un discorso di rendimento, che sono 2 cose differenti. Ieri infatti Allegri ha detto che la Juventus ha sbagliato l'approccio alla partita, ma è falso. Ragazzi, è una cavolata, è una fregnaccia, è una bugia. Perché nei primi 10-15 minuti la Juventus andava a pressare alto, come sa fare lei e come ha mostrato di dover fare lei quest'anno, differente dagli anni scorsi. È migliorata in questo e lo ha fatto anche a Reggio Emilia nei primi 10-15 minuti. Poi cosa è successo? Ha preso un gol. Oh cavolo, può succedere, diamine, quante squadre prendono gol. Ha preso un gol, è stata spazzata via tatticamente dal Sassuolo per un semplice motivo: il Sassuolo ha fatto gol e ha detto lascio palla alla Juventus. Delirio. Momento in cui ci lasciano palla, delirio. Mi è parso di rivedere i fantasmi di Juventus-Villarreal 0-3. Villarreal ci lascia la palla e noi abbiamo finito. Andatevi a vedere il video post partita di Juventus-Villarreal, il mio analisi di Juventus-Villarreal, che è il primo anno di Allegri bis, e vi dico esattamente le stesse, identiche, precise cose. Perché se dobbiamo fare la partita, dobbiamo arrivare a quelle partite che la sappiamo fare, perché se gli altri ci lasciano il possesso della palla, noi siamo incapaci, non sappiamo più fare niente. Però poi la Juve ha pareggiato, ha preso gol, sì, però poi ha pareggiato. Una forza mentale che l'anno scorso non aveva dimostrato. Poi un altro errore, ancora un altro gol, la palla era ancora nostra e noi non sapevamo già più che cosa fare. E allora io adesso vi dico una cosa: io voglio, pretendo, esigo che Allegri lavori su questo nei 7 giorni che ha a disposizione, se no non ha letteralmente senso avere un allenatore in panchina. Attenzione, non ha senso avere Allegri, non ha senso avere un allenatore, perché allora se tanti giocatori sono così e non si possono cambiare le caratteristiche dei giocatori, rimarranno sempre così,
facciamo autogestione. A che cosa serve un tecnico? A che cosa serve l'allenatore? Perché io lo so che quando si vince per una certa parte di tifoseria è merito dell'allenatore, quando si perde è colpa dei giocatori. Così come quando si vince è merito dei giocatori, quando si perde è colpa dell'allenatore. Dato che io non mi sento di appartenere a nessuna delle due, perché quando abbiamo vinto con la Lazio ho detto oh, è stato bravo Allegri a sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione, a mettere nel miglior contesto possibile, a ingabbiare anche Maurizio Sarri, vi dico anche che nella partita di ieri, dove ci sono delle responsabilità evidenti dei singoli, ci sono anche delle responsabilità evidenti dell'allenatore, non sulla singola partita ma sulla gestione degli ultimi due anni e l'inizio del terzo, perché sennò non si va da nessuna parte. E quello che vi dicevo prima, a maggior ragione se sei l'allenatore più pagato della Serie A, se alleni una squadra come la Juventus, perché non stai allenando, con tutto rispetto, l'Atalanta o la Fiorentina che se arrivano in Europa, wow, abbiamo fatto il nostro, la Roma, la Lazio che un anno o due possa rimanere fuori, il Genoa che deve salvarsi, e tutte, stai allenando la Juventus, hai un solo impegno a settimana e sei al terzo anno di fila di panchina. Quindi io, dopo tutte queste caratteristiche, voglio, pretendo ed esigo che si lavori per sistemare delle cose che dal primo anno in cui lei è tornata in panchina non funzionano, sono un problema e non portano risultati alla Juventus. Concludo dicendo che ieri l'altro, dato che lo vedrete lunedì, Allegri e Danilo post partita hanno fatto la mia stessa analisi, una sconfitta che ci potrà fare bene. Oh, sono contento, ovviamente concordo, condivido, perché è stato il mio pensiero, però io voglio aggiungere un pezzettino, perché se no sembra che è la stessa frequenza, no, diventa la stessa frequenza una condizione, perché per far sì che questa sconfitta possa far bene, allora c'è una sola componente, se analizziamo tutti gli elementi a disposizione senza fermarci alla superficie, perché altrimenti banalmente siamo sempre lì a dire dopo qualsiasi sconfitta, è una frase fatta che possiamo usare sempre, dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, ci farà bene. Sì, dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, ci farà bene, ma quando noteremo questi frutti di questo lavoro, di questo miglioramento, di questa crescita o di questo bene che ci farà le sconfitte? Perché ora anche Juve 0 Empoli 1 al primo anno dell'Allegri bis è una sconfitta che ci farà bene, ci farà crescere, ci farà migliorare, eppure dopo due anni siamo ancora qui a dire ci farà bene, ci farà crescere, ci farà migliorare. Sì, allora quando? Cioè ditemi che segno sul calendario il giorno, così quel giorno lì sarò sicuro che sarà tutto migliorato. Aggiungo che a questa squadra serve entusiasmo, questi giocatori, questi ragazzi si nutrono di entusiasmo, a questa squadra serve sapere che si può fare bene, a questa squadra non serve sentire che gli altri sono più forti o che il nostro campionato è da quarto posto. Che non significa, aprite bene le orecchie, che non significa che dobbiamo dire pubblicamente vinceremo tutto perché siamo i più forti del mondo, perché questa è una bugia, questa è una fregnaccia, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché non vinceremo tutto e perché non siamo i più forti. Ma questa è una squadra impaurita. L'avete visto l'autogol di Gatti? Ma quanta paura c'è nell'autogol di Gatti? È la fotografia perfetta della paura che vive, aleggia nella testa, nei cuori, nel fisico di questi calciatori. A questa squadra serve fiducia. A questa squadra serve che l'allenatore anche pubblicamente mostri loro supporto, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Quell'entusiasmo che Allegri sta cercando di smorzare perché crede che faccia bene, è un entusiasmo che fa male magari ai calciatori che ha allenato la Juventus nel primo ciclo, grandi campioni che no, devono rimanere lì per terra. Questi calciatori qui, se rimangano per terra, rimangono impauriti, perché ci sono dei limiti di personalità, ci sono dei limiti di leadership. Questi calciatori devono volare sulle ali dell'entusiasmo, che non significa caricare e dire vinceremo. Ma se questi calciatori li castri, dal punto di vista dell'entusiasmo e della fiducia, vanno nel pallone. Si impauriscono, a maggior ragione perché in campo, con la palla tra i piedi,
non sanno cosa fare, perché è un fondamentale sul quale non si lavora. E anzi, non è che non andiamo da nessuna parte se anche pubblicamente non iniziamo a ragionare, a comunicare in un modo differente, perché la comunicazione è importantissima, è importantissima. E la gente che mi dice cosa continui a fare l'analisi delle conferenze, è importantissimo quello che si dice all'interno di un ambiente come una squadra di calcio e come la Juventus. Quindi non è che non andiamo da nessuna parte, andiamo a casa. Andiamo a casa anche dalla Champions, anche quell'obiettivo minimo quarto posto. Andiamo a casa anche dalla Champions. Se queste cose non le miglioriamo, andiamo a casa anche dalla Champions. Ma non come quest'anno, che siamo usciti non per ragioni di campo, ma per ragioni extra. Andiamo a casa anche sul campo. Non ci qualifichiamo neanche sul campo alla Champions League. Questa sconfitta ci farà bene, sì, ma solo se avremo le palle e secondo me anche l'onestà intellettuale di capire perché si vanno a perdere certe partite. Perché il portiere fa la cappella? Perché il difensore fa autogol? Sì, sì e sì, ma mancano sempre dei pezzi all'equazione. E se non li inseriamo, il risultato verrà errato. Ciao.